A cosa è servito? A cosa sono serviti tutti questi anni di battaglie legali, speranze e dolori nell'osservare che il killer silenzioso, l'amianto, continua ad uccidere se poi nessuno è colpevole? Così amaramente il presidente di Avani, Associazione delle Vittime, Silvio Mingrino, in prima linea anche nella battaglia legale per vedere riconosciuti i diritti dei familiari dei morti d'amianto, commenta la fine del processo Fibronit. Nelle motivazioni della sentenza pronunciata lo scorso 18 luglio ma depositate soltanto ieri, infatti, i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno assolto gli ultimi due imputati, l'ex direttore di stabilimento Lorenzo Mo e l'ex amministratore delegato Michele Cardinale, entrambi attivi a cavallo fra gli anni 70 e 80, perché il fatto, ovvero l'omicidio colposo, non sussiste, in quanto è impossibile, hanno spiegato i superperiti interpellati, risalire con certezza al momento di innesco di una malattia che si manifesta con una latenza di 20, 30 o addirittura 40 anni dall'esposizione fatale. Avendo una latenza così lunga, la malattia è difficile, quasi impossibile, risalire alle responsabilità di quel dato periodo. Questa legge è oramai obsoleta, perché non si può punire, come ripeto per l'ennesima volta, chi ruba una gallina e chi invece potenzialmente responsabile di tanti omicidi colposi, passarla liscia. Mega processi e tutto, per poi alla fine o assoluzioni o prescrizione. Quindi a questo punto i tempi di prescrizione bisogna sicuramente, secondo me, allungarli. È proprio la questione dei tempi della prescrizione di questi reati, in casi come questo in cui la latenza della malattia è così lunga, diventa fondamentale. Per questo Avani torna a chiedere una revisione della legge ad hoc per situazioni simili. Non è giusto che, ad esempio, nella prima tranche mio papà veniva ancora classificato come una persona da risarcire, mentre nella seconda tranche mio papà non veniva più risarcito perché era caduto in prescrizione, così come tanti altri. Abbiamo una giustizia fantasma. Oramai sono passati oltre 30 anni, quindi adesso dal 92 fino al 2035 ci saranno solo esclusivamente malati per esposizione ambientale. In Francia vengono risarciti, qua in Italia no. Da oggi la situazione qui sul territorio di Broni, voi che avete il polso di questa drammatica situazione, qual è? Si continua a morire di amianto? Purtroppo proprio la scorsa settimana ho ricevuto un'altra chiamata di una persona che si è ammalata di mesotelioma e cercava indicazioni per curarsi, e noi le abbiamo date naturalmente.